Mario Ceri, una decisione sofferta a cambio dell'allenatore, è arrivato Andrea Danesi. Cosa ci dici di questo cambio in corsa in una settimana dove un po' tutto è stato ripensato qui nella società? Ma che devo dire? Innanzitutto devo dire che per noi esonerare Gigi è stato chiaramente un po' la coltellata, diciamo così, perché insomma ormai con Gigi, al di là del rapporto professionale, c'era anche un rapporto, diciamo, di amicizia, perché ormai era quasi 4 anni, era con noi, ci ha allenato le giovanili, ha giocato con noi, quindi questo è il primo punto, insomma, gli farò gli auguri per una pronta ripresa della professione anche in categorie superiori che se le merita. Detto questo, diciamo che domenica la squadra proprio non mi è piaciuta, al di là della partita, perché insomma, non ho visto quello che voglio vedere. Questo è, ormai siamo, diciamo, a tre quarti di campionato, a 2/3 del campionato, quindi qualcosa doveva essere cambiato. E purtroppo, come si sa in queste cose, chi fa le spese è sempre l'allenatore, perché non è proprio cambiato tutta la squadra, quindi con tanto rammarico però abbiamo cercato di dare una sterzata, una scossa, vediamo un po', perché non sono d'accordo con chi dice ma mai tardi. No, non è assolutamente tardi, perché finché la matematica non condanna, io credo sempre nel nostro, su quello che ci eravamo prefissi all'inizio campionato. Quindi campionato è aperto, eventuali playoff sono più che aperti, avanzare in Coppa e cercare di vincere la Coppa Nazionale, anche questo è un traguardo che secondo me possiamo metterci in testa. Poi il calcio si sa com'è, però insomma non è niente di perso, per cui vediamo d'ora in poi di cercare di migliorare sotto tutti gli aspetti e vedere se, di ottenere il massimo. Danesi è venuto qui, non ha voluto parlare di modulo, ha parlato di corsa, ha fatto un paragone interessante, lui viene praticamente dal marciapiede. Ecco, magari questa è la linea che vi ha convinto a puntare su di lui. Una cosa che sembra necessaria adesso è una motivazione, una sveglia dal punto di vista psichico da parte dei giocatori. Ma sì, chiaramente, perché noi ieri abbiamo parlato anche con tutta la squadra. Gigi può avere forse qualche colpa, ma a maggior ragione ce l'hanno i giocatori, su questo non c'è dubbio. Quindi noi anche ieri abbiamo cercato di chiarirci le idee, noi come società e loro come giocatori. Siamo stati estremamente chiari, penso l'abbiano capito, quindi questo ora, oggi con la presentazione del nuovo mister, la strada intrapresa, diciamo che è questa, tutti diretti. Massimo impegno, massima voglia, massima cattiveria, e vediamo di poter portare in fondo nel migliore dei modi questo campionato. Poi, se gli altri faranno più punti di noi, saranno stati più bravi. Un'ultimissima domanda anche un po' per stemperare diciamo così, la difficoltà del momento. Il Grosseto è ancora in corsa su entrambi gli obiettivi, secondo te ce n'è uno più fattibile? Ma no, io non darei priorità o quello che sia più fattibile o meno. Noi andiamo a giocarci la partita su tutti i campi, a seconda che sia campionato, coppa o eventuali playoff. Noi diamo il massimo, usciamo con la coscienza a posto, io sono convinto che i risultati li otterremo, insomma, ecco. Allora, grazie Mario.